Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui oggi per parlare del nostro tanto caro amato AI Worker, la novità di questo Farming Simulator 21, una delle novità di questo Farming Simulator 22. È praticamente, chiamiamolo, un helper 4.0, una nuova feature che è stata implementata. È una feature che hanno tenuto nascosta fino alla fine, se vi ricordate l'abbiamo scoperta proprio appena poco prima della pubblicazione del gioco, che avevamo visto che era comparsa nei menu eccetera, non si sapeva, e quindi l'hanno svelata. Io l'ho testata, l'ho guardata, l'ho capita e devo dire che hanno fatto una cosa veramente epica, soprattutto per chi gioca in singolo. Ragazzi, questa feature qua è davvero utilissima. Però prima di parlare di tutto questo, ragazzi, ci spostiamo un attimo nel centro città, dove vi ho fatto ieri il video delle fabbriche, che devo appunto notificarvi due o tre cose importanti da sapere, e quindi ci spostiamo un attimo di là. Eccoci, siamo di fronte al caseificio, ragazzi, che abbiamo visto ieri appunto nel video delle fabbriche. E cosa succede? Praticamente per la questione fabbriche abbiamo la possibilità di scegliere diversi output, quindi possiamo avere la possibilità di immagazzinare il prodotto, quindi far spawnare i maledetti pallet, oppure venderli direttamente o distribuirli e passarli alla catena di distribuzione successiva. Quindi io questa cosa qua l'avevo in mente, a dirvi la verità, però non l'avevo, cioè io stavo guardando nelle opzioni ma non sono riuscito a trovarlo eccetera, quindi non vi ho neanche detto niente. E ieri mi è stato notificato nei commenti la persona, sì, me l'avete detto e grazie, e appunto sottolineo questa cosa, che se magari mi sfugge o vedete, capite, ditemi pure, che poi io comunque rettifico nei video, dico quant'altro eccetera. E quindi ok, come funziona la questione? Allora praticamente il nostro caseificio, eccolo qua, vedete che appunto andate dentro la vostra scheda delle catene in produzione. In questo caso per cambiare l'output basta che fate un clic qui, e vedete che in basso a sinistra, tasto invio, cambia modalità output. Quindi ripeto, nell'immagazzinamento spawnano i maledetti pallet, vendita, viene venduto direttamente il prodotto e quindi il pallet non spawna, distribuzione, il prodotto viene passato alla catena di produzione successiva, per esempio questione burro, il burro verrà passato al forno per fare le torte, ok? Quindi stessa cosa magari per lo zuccherificio, che lo zucchero verrà passato al caseificio, vedete, per fare il cioccolato. Quindi questa è la questione. E basta, quindi ragazzi, mai più pallet, veramente una comodità, no, comunque scherzi a parte, è una comodità veramente non indifferente, anche per chi magari ha tante catene di produzione, ha tante fabbriche, che non riesce magari a starci dietro, non vuol passare H24 sopra il muletto con i pallet, ha questa possibilità che è davvero davvero fantastica. Detto questo, io metto in distribuzione perché vi voglio far vedere l'esempio pratico della questione appunto della catena successiva. Per esempio, ieri mi sono anche scordato di mostrarvi che nella sezione della produzione, ragazzi, c'è anche la possibilità di piazzare i punti di vendita, ok? Non solo le fabbriche, ma anche i punti di vendita, che sono qui appunto ristorante, pizzeria, mercato agricolo, il supermercato, impianto biomassa, fast food, frantumatore eccetera, per appunto vendere tutto quello che noi produciamo. Detto questo, torniamo nelle fabbriche, selezioniamo il nostro forno, io adesso lo piazzo qua alla Katsum, tanto per, ok? A questo punto noi abbiamo indirizzato il caseificio, abbiamo detto manda il burro al forno, andiamo al forno, eccolo qua, attenzione, eccolo qua, adesso facciamo scorrere un po' il tempo che così va avanti il tutto. Ok, una
se l'ho attivato almeno sì. Perfetto. Sì, che ci vuole un attimo di tempo che si sistemi. Eccoci arrivati, è arrivato il burro, vedete che ci vuole un attimo di tempo, ecco qua. E vedete che il burro del caseificio è passato direttamente al forno, ok? Questo è quanto, ragazzi, cosa molto molto comoda anche per evitare i passaggi eccetera di qua di là, c'è questo sistema automatico, quindi ottimo 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 ragazzi, tanta 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 roba. Mi scuso se no un attimo, sì, non vi ho detto questa cosa nel video scorso, però vedete che man mano che si gioca eccetera si scoprono le cose e tutto, e quindi comunque sono sempre qua per aggiornarvi sulle scoperte e quant'altro. Bene bene bene, detto questo ragazzi, torniamo di là che ci occupiamo del nostro iWorker. Vi ricordo ragazzi che in descrizione a tutti i miei video trovate il mio link personale per l'acquisto di Farming Simulator 22. Questo mio link vi porterà a questa pagina dove avrete la possibilità di effettuare 3 acquisti differenti. Il primo è appunto il gioco semplice, si parla sempre di versione digitale, qua appunto per l'acquisto ragazzi selezionate il metodo di pagamento che più vi è comodo, fate buy now, controllate sotto che il mio codice partner sia inserito, se cliccate appunto dal mio link il codice è già preinserito, ma comunque date un'occhiata, poi ovviamente se arrivate dall'esterno da un altro link da un'altra parte potete comunque inserirlo manualmente. Il secondo acquisto è il Year One Bundle, che praticamente comprende il gioco e il Season Pass per il primo anno, e poi appunto qui sotto avete la possibilità di acquistare il Season Pass separatamente. Attenzione ragazzi che acquistando il Season Pass non si acquista anche il gioco insieme, quindi o comprate il bundle per un anno oppure comprate questo e poi separatamente dovete comprare il gioco, perché il Season Pass non comprende il gioco. Ma cos'è questo Season Pass ragazzi? Questo Season Pass praticamente è un acquisto che fate una tantum, è un pagamento per il primo anno di espansioni, per il primo anno di DLC, e quindi voi pagate una volta per tutte e quando usciranno le espansioni voi siete già a posto. Cosa comprende? Comprende il primo, il secondo, il terzo DLC e appunto la prima espansione ufficiale, che è praticamente come è stato nel 19 con l'Alpine Expansion. Basta, per il resto appunto la questione dell'acquisto è sempre uguale per tutte le cose che acquistate. E niente, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per il supporto e vi lascio al video. Eccoci ragazzi, allora, come funziona la nostra intelligenza artificiale, chiamiamola così? Io per farvi capire un po' la questione ho preparato diversi scenari ipotetici, quindi andremo a vedere la preparazione di lavori nel campo, andremo a vedere i trasporti, andremo a vedere un po' il servizio di spola per quanto riguarda la trebbia, andremo a vedere la vendita, andremo a vedere un po' di cose, poi ovviamente sbizzarritevi anche voi per quanto riguarda i lavori eccetera. Io vi spiego così concettualmente com'è la questione, com'è la tecnica, come funziona, come si imposta e tutto, poi ovviamente fate voi, divertitevi voi, scegliete voi cosa fare, come fare tutto e basta. Io adesso non posso stare qui a farvi vedere tutti quanti i lavori, vi spiego un attimino ovviamente nella pratica come funziona questa intelligenza artificiale. Come si fa? Menu di pausa, vendiamo la seconda scheda, questa qui dove c'è l'iconcina del volante, e qui si apre la nostra praticamente scheda dei lavori attivi, lavoranti attivi. Ok, per esempio, primo esempio, vogliamo appunto mandare il nostro Massey Ferguson 8S a lavorare un campo. Io ho fatto la partenza da qua in mezzo, e quindi come si fa? Vedete che in basso esce il tasto invio con crea lavoro, quindi creiamo il lavoro.
selezioniamo il tipo di lavoro, avete la possibilità di fare il lavoro nei campi o vai, la questione vai è che fa da punto A a punto B, ok? In questo caso non ci serve, vogliamo che vada sì da punto A a punto B, però che faccia anche il lavoro nel campo. Quindi selezioniamo il lavoro nei campi, posizioniamo il bersaglio, ok? Quindi in questo caso io lo voglio far lavorare il campo 53. Facciamolo partire dall'angolo qui. Adesso trovare proprio il limite giusto che parta giustissimo non è semplice, quindi proviamo. Vediamo che occhio abbiamo stamattina. Rotazione, attenzione a questa cosa qui ragazzi, attenzione, quindi lo facciamo andare nel senso qua del campo e ok. Lo abbiamo impostato, tasto invio e tac. Vedete che in alto a destra è partito il lavoro, vi dà lo stato, quindi in questo caso si dirige al campo e vedete che parte. Per quanto riguarda i percorsi ragazzi, sinceramente non so che criteri scelga di strade, perché a volte fa il selvaggio, come ben vedete adesso, l'ho fatto apposta per dire qua per farvi vedere, perché a volte va per strada, a volte segue le stradine, a volte taglia, a volte va in giro, non riesco a capire effettivamente come sia, diciamo, scriptata e fatta sta cosa qua dei percorsi. Quindi ragazzi alzo le mani, non lo so se qualcuno più pro di me magari ha capito come funziona il sistema, che sarei anche curioso di vedere come ragiona, cioè per fare i percorsi, dove va, cosa fa, se va dove vuole, oppure ci sono dei percorsi già marchiati. Ragazzi stamattina non ha una bella giornata sto helper qua, no, non ha mica una bella giornata, no. Dai caro, dai che ce la puoi fare, calma e sangue freddo, devi girare a questa qui, alla prossima a destra mi raccomando, piano, bravo, gira, perfetto, dai ce la puoi fare, no non è questo il campo, no, avanti ancora, sì, bravo, è quello in fondo, no questo, l'altro vai, ragazzi, vi dico che è la seconda o terza volta che faccio sta prova qua e fa sempre i soliti tiri per questa strada, non so cosa abbia, veramente non riesco a capire, ovviamente ho fatto le prove prima di registrare, però l'ho fatto apposta per farvi vedere, lo so, fate la prova anche voi e ditemi come si comporta, perché è veramente una comica questa, Comunque ok, siamo arrivati in campo, vedete che non siamo proprio perfetti, è difficile diciamo dalla mappa, abbiamo lasciato indietro qualche metro, comunque dai, potete farlo anche voi dopo. Perfetto, lui parte, vedete che qui appunto esce il cambio di stato al lavoro nei campi. Stessa cosa magari vogliamo fare col Magnum che c'era dietro, con la dischiera, andiamo a farlo a discare un campo, crea lavoro, lavoro nei campi, posizione del bersaglio, campo 39, tec, direzione, mi raccomando, a posto, inizia il lavoro. Qui ho creato col Magnum, ragazzi, un'altra situazione, che vediamo cosa succede stavolta, perché a volte mi fa una cosa, a volte ne fa un'altra. Adesso vediamo insieme cosa succede. Vedete che lui è partito, sta tagliando nel campo. Gli ho piazzato il John qua, in mezzo, perché lui taglia di qua. Dovrebbe bloccarsi, a volte si blocca, a volte riesce a passare, a fare il pelo, vediamo cosa fa. In teoria è millimetrico, quasi, forse mi fa il pelo, forse tocca, forse no, vedete, è bloccato da un oggetto, ma in realtà ci passa, ragazzi, cioè, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto di che razza di precisione ha sta roba? Cioè, parliamone! L'avete visto? Cioè, ci passavano, non so, 2,5 euro là. Lol. A parte l'abusivo che passa di qua di là, però avete visto che precisione ha nel rilevare ostacoli, eccetera. Cioè, lo ha visto, però non è che si è fermato, ho provato a vedere se ci passava e ci è passato. C'è passato, quindi ha un calcolo molto preciso. Vabbè, lui ragazzi parte, va, farà iniziare il suo lavoro e ok. Altro esempio,
Andiamo col lavoro di semina. Ho preparato il John Deere 110M. Crea lavoro. Lavoro nei campi. Bersaglio. Vogliamo far lavorare il campo 45, questo qui piccolino a casa. Clic. Direzione. Inizia il lavoro. Occhio, occhio, occhio. La questione semi, eccetera, diventa un helper a tutti gli effetti in campo. Cioè, va ad assorbire le impostazioni che avete messo voi, quindi in questo caso io ho messo che compra il seme e ovviamente comprerà il seme, ok? Quindi rimane sempre invariata la questione di anche con spandiletame, eccetera, con spandiconcimi, lo sprayer e tutto quanto quello che ci va dietro, lui va ad assorbire le impostazioni dell'helper, perché comunque, ragazzi, alla fine della fiera è sempre un helper, a tutti gli effetti. Ok. Che lui arriva qua, parte dall'angolo che ho selezionato. Perfetto, vediamo se abbiamo selezionato giusto. Wow, ragazzi, che precisione d'occhio, che precisione d'occhio, che precisione d'occhio. Boh, perfetto, lui parte. Altro esempio. John Deere 7R con il trincia stocchi, crea lavoro, lavoro nei campi, posizione bersaglio, dovrei essere arrivato più o meno qua, vediamo che occhio ho stamattina ragazzi, qua, trac, rotazione, inizia il lavoro, si dirige al campo, eccolo, vedete che è partito, è una cosa, guardate ragazzi, non è da sottovalutare, eh. Non è da sottovalutare sta cosa perché guardate cosa stiamo facendo. Cioè, non sono manco salito su un mezzo, eh. Ho quattro lavori attivi, semina, preparazione e adesso andremo col trinciastocchi. È fantastico, eh. Fantastico, 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 fantastico. Adesso dovrebbe spuntare fuori di qua. Eccolo. Che mezzo, ragazzi. Che mezzo. Un po' spericolati perché ragazzi corrono veramente tanto. Ah, poi comunque vanno anche per strada. Se avete il limite a 20 all'ora, loro vanno a 20, non è che vanno a manetta, vanno, assorbono, diciamo, l'S limiter che avete impostato. Eccolo, vedete che lui si dirige al nostro campo. Adesso vediamo per dove passa. Dovrebbe tagliare in mezzo qua sull'edificio in teoria. Sì, ecco. Vediamo se abbiamo avuto occhio. In teoria più o meno dovremmo aver scelto il bersaglio, cioè il punto giusto, in teoria. Poi comunque sì, ovviamente ragazzi se si blocca eccetera, come avete visto prima, vi esce in alto a sinistra, in alto a destra, scusate. Dai, vediamo di quanto abbiamo sforato. Sì, dai. Concedetemelo, concedetemelo, concedetemelo. Ecco qua. E lui parte. A posto. Andiamo a vedere la questione del. Beh, facciamo partire anche il Valtra col raccogli sassi che ce l'abbiamo qua. Tac. Crea lavoro. Lavoro nei campi. Campo 52. Bersaglio. Rotazione. Inizia il lavoro. Tac. Vediamo se parte. Io li ho sparpagliati un po' di qua, un po' di là. In teoria dovrebbe uscire da qua adesso. Che mezzo, ragazzi! Che mezzo, ma che bestia! Bello, bello, che macchina! Che macchina, che macchina! Più avanti, il campo è questo, vediamo se arriva giusto. Sì, io adesso vabbè, ragazzi, sto qua a guardare, eccetera. Comunque un attimo un check, un controllo ci sta. Ovviamente potete far tutto da qua, potete vedere cosa fa, cosa funziona, come funziona. Teniamo d'occhio l'8S, ragazzi, che è il più pericoloso stamattina. Qua si mette, ci va avanti, qua il magnum a posto. Sta facendo una manovra in strada. 7R. Ok.
qua con i sassi. Ci siamo, siamo partiti. Tanta roba. Comunque, dicevo, questione trasporto, consegna e quant'altro. Andiamo a vedere. Allora, io ho preparato il mio caro Arion qui, che farà la spola, diciamo, dal mio silo, dal nostro silo, al punto di vendita. Come facciamo? Possiamo selezionare anche, ragazzi, possiamo passare nel menu dell'intelligenza artificiale anche dal mezzo, tasto B per quanto riguarda il joystick, appunto tasto H per la tastiera, è ok. A questo punto dobbiamo creare un altro lavoro. Vedete? Abbiamo carica e consegna. O vai, o consegna, carica e consegna. In questo caso, appunto, vogliamo che... cosa faccia il rimorchio? Vogliamo che carichi nel nostro silo, vada a consegnare e faccia la spola avanti e indietro finché, appunto, ci sarà roba nel silo. Cosa dobbiamo fare? Selezionare la stazione di carico, ok, in questo caso selezioniamo il nostro silo, che è questo, Pharma 400 più Obi 1000, selezioniamo la coltura, in questo caso il mais, 54.000, selezioniamo la stazione di scarico, che in questo caso dobbiamo andare a Mangime Cereali Sud, lavoro a circuito praticamente, come vi ho appena detto, lui continua sempre ad andare avanti e indietro come un circuito, o non a circuito, lui fa un carico, una consegna e poi si ferma, ok? Bene, a questo punto abbiamo impostato tutto e possiamo far iniziare il nostro lavoro. Ok? Vedete che lui parte, adesso si mette a caricare. Per quanto riguarda i giri, ho visto che a volte, cioè l'andata fa un percorso, al ritorno ne fa un altro, ma comunque insomma i giri se si arrangia lui. E ok, vedete che adesso inizia a caricare. Per esempio, potete anche fare con la botte che vada a caricare nella vostra stalla, vada a scaricare nel biogas, che è appunto quello che non avete di vostra proprietà, che vi ho fatto vedere nel video, che appunto è un punto di vendita, e lo fa, ok? E vedete che lui parte e fa la nostra consegna. Questione del punto A, punto B, molto semplice, selezioniamo il 724 che è qui al nostro biogas, possiamo creare il lavoro, facciamo vai, gli diamo un punto, per esempio, vogliamo far andare, che ne so, qua a caso, direzione, inizia il lavoro, è a posto. Vedete che lui si avvia, parte. Questo è il punto A e il punto B, ragazzi, è comodo se magari avete un po' di roba allo shop comprata, qualche mezzo, o volete fare degli spostamenti, eccetera, li fate spostare, loro si arrangiano, vanno e via. Eccolo qua, vedete che esce dal biogas. Un po' incerto anche lui stamattina. Dai, ce la possiamo fare. Eccolo. Gli stop. Possiamo listare. Sì, io gioco senza traffico, poi ovviamente loro ragazzi si regolano con le macchine e tutto quanto, tranquilli. E a posto. Vedete che parte e va. Non so dirvi sinceramente, ragazzi, la quantità massima di lavori attivi. In questo caso ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e adesso andremo a deattivare anche l'ottavo. Non so fin quanto, cioè quanti se ne possono mettere. Il nostro Arion è quasi giunto a destinazione, eccolo qua. Vedete che adesso si accinge a scaricare. Ok, il nostro 24 dovrebbe essere arrivato. Eccolo qua, aiutante C ha completato il lavoro e vedete che è arrivato al punto che gli abbiamo assegnato e si è fermato a posto, finito lui, ha finito il suo lavoro. Controlliamo un attimo il Ferguson. Perché? Dai, cioè, siamo ripigliati, bene. Ok, ottimo. Adesso dovremo, vedete, che sta scaricando, quindi abbiamo le entrate del raccolto.
Tech. Ok, 24.957. Lui ha finito di scaricare e in questo caso adesso vedete che ripartirà e tornerà in farm per fare un altro carico. Andiamo a vedere, ragazzi, la questione per quanto riguarda il servizio di spola sulla trebbia, che è molto interessante. Un attimo che aggiusto il limiter del 7.8.10, che ce l'ho basso. Mettiamolo al massimo, che così giù tutto. Perfetto. Come si fa? Solito menu. Selezioniamo 7.8. Crea lavoro. Consegna. Stazione di scarico. Farma 400 più OB 1000, il nostro silo. Punto di carico. In questo caso magari facciamolo andare un po' avanti così, così magari cambia il posto. Ok. Direzione di qua o di là, mettiamolo così, così vedete che fa la manovra e si mette già dritto. Lavoro a circuito, inizia il lavoro. Eccolo. Lui praticamente andrà avanti e indietro col rimorchio, vi farà la spola. Parte solamente quando il rimorchio sarà full. Possiamo anche andare a farlo a vendere, cioè possiamo mandarlo a vendere direttamente, cioè fate voi, adesso io vi sto facendo gli esempi, guardiamo appunto l'Arion là che passa. Adesso lo scarichiamo. Boh, perfetto. Là. E noi possiamo tranquillamente, ragazzi, andare avanti a fare i nostri lavori, cioè la nostra trebbiatura. È molto comoda sta cosa, è molto davvero una manna, ripeto, per chi gioca in singolo è una roba fotonica. Ok, bon, è perfetto. Vedete che lui parte, va a consegnare in farm e noi possiamo continuare la nostra trebbiatura. Sì, ne abbiamo parecchi, cioè 7 helper, non so, pochi, 7-8, quanti ne ho messi, non mi ricordo più. Comunque, ragazzi, allora vi dico che ci sarà un video dedicato alla finagione, perché sto facendo i test e ho trovato delle cose molto interessanti, quindi ci dedicherò un video. Quindi sarà il prossimo. Adesso non so quando finirò qui i tutorial, però io sto testando, sto facendo tanti lavori, tante cose, e quindi sto scoprendo strada facendo tantissime piccolezze, particolarità, e quindi andrò avanti qui i test finché ci sarà roba un attimo da mostrarvi, farvi vedere, perché la situazione si sta facendo davvero molto interessante. Ripeto che questo 22 mi sta piacendo sempre di più, adesso che ormai sì, è più di una settimana suonata che ci gioco tutti i giorni e ne saltano fuori sempre di tutti i colori. È davvero sono molto contento di questo simulatore. Lasciamo perdere appunto qualche piccolo bug, qualcosina che magari può essere comprensibile. Mi ha fatto smadonnare 3 giorni e mezzo, ragazzi, perché non riuscivo a farlo partire, però ne valse la pena, ne valse la pena. Adesso sto facendo un tour de force con i video, perché un video al giorno non è nel mio modus operandi e credetemi, comunque è molto faticoso, cioè devo testare, devo registrare, devo capire e quant'altro, e quindi sì, diciamo che non è proprio semplice per quanto riguarda le tempistiche e le energie. Vediamo che il nostro 7.8 sta arrivando, ragazzi. Eccolo che arriva. Lui ritorna qua e a posto. Poi ovviamente potete farlo venire anche in mezzo al campo, io adesso vabbè l'ho lasciato così per esempio sulla stradina e basta. Vedete che lui si posiziona, si mette dove era prima e a posto. Ripeto che se non ha il carro pieno non parte. Facciamo l'ultimo giretto qua, poi andiamo a scaricare, ragazzi, io
mi fermo qui col video, intanto insomma potete sbizzarrirvi, potete fare quello che vi, insomma, vedete voi. Adesso vi ho fatto un po' di esempi così, tanto per mostrarvi concettualmente come funziona questa feature. Vedete che l'Ario è continuato a scaricare, abbiamo altre entrate, tanta roba ragazzi, veramente molto molto comodo, una manna perché gioco in singolo, fantastico. Qua siamo già ben zozzati, la X9. Poi i mezzi e tutto sono veramente spettacolari, utilizzarli, usarli è davvero piacevolissimo, cioè hanno davvero tanta roba. Poi comunque vedete quanto colorito è questo simulatore, quante features, quante cose si possono fare, le aggiunte che hanno fatto. Io sono contento davvero, sono sincero, e tanta roba ragazzi, siamo di fronte a un prodotto che comunque ricordiamo che non ci sono mod, non c'è niente, cioè non... questo che vi sto facendo io, i tutorial ragazzi, è tutta roba di default, non c'è niente di aggiunto, niente. Parliamone, cioè non è roba da poco ragazzi, attenzione. Bene, allora facciamo un altro scarico. Altri prodotti così in giro ragazzi, ve li scordate a livello di simulazione agricola. L'ho detto più di una volta e continuerò a ripeterlo, ragazzi, che come farming non ce ne sono. Bene ragazzi, io a questo punto termino qui il video, spero ovviamente vi sia stato d'aiuto, spero di essere stato chiaro, fatemi sapere se ho dimenticato qualcosa, se c'è qualche dubbio eccetera, se scoprite dell'altro qualcosa, qualche particolarità riguardo diciamo questa features qui, fatemi sapere e insomma ditemi nei commenti se scoprite qualcosa e basta. Ragazzi miei, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao!